Nuovi spazi per la terapia intensiva e subintensiva e un pronto soccorso raddoppiato. Sono iniziati da circa un mese i lavori all'ospedale maggiore di Novara, lavori che dovrebbero proseguire per circa altri 5 mesi. Pronto soccorso che tornerà così anche ad avere una sala d'aspetto per i parenti. Abbiamo chiesto qual è il punto della situazione al direttore generale Gianfranco Zulian e all'ingegnere Sciotto. Sul giornale d'azione che troverete in edicola a partire da venerdì 1 marzo troverete ulteriori informazioni. Potete seguirci anche su www.sdnews.it. Allora, il vantaggio importante è che intanto abbiamo dato 10 nuove postazioni di terapia intensiva e semi-intensiva che sono già in fase di ultimazione, siamo già al 99% del lavoro. In più questa parte, che è stata resa possibile con i fondi Arcuri, serve proprio per ampliare, per rendere più fruibile il vecchio pronto soccorso. L'ampliamento comporta almeno 600 metri quadri di ampliamento, appunto, che rende più umane le cure all'interno e rende anche, dà anche la possibilità di allestire una sala d'aspetto utilizzata dagli accompagnatori dei pazienti. Attualmente questa sala non c'è ed è sempre stata fonte di grande preoccupazione per gli accompagnatori che non avevano notizie. Sarà una sala adeguata, tecnologica, che consente di seguire anche il cammino del loro parente, congiunto, amico all'interno della struttura. Ecco, pronto soccorso nuovo che praticamente avrà sia la vecchia, la parte della vecchia struttura, la parte nuova, quindi ci saranno sale in più? Assolutamente sì, ci sono diverse sale in più, più ampie, più comode, più fruibili, proprio per evitare gli affollamenti tipici del pronto soccorso, e questo appunto tende ad ottimizzare questi percorsi. Tenete presente che il vecchio pronto soccorso era del 1973. Era assolutamente indispensabile un ampliamento, un rendere più vivibile la struttura. Lavora da circa un mese, qual è il punto e insomma quali saranno adesso nei prossimi tempi e quanto ci vorrà per avere questa struttura nuova? Attualmente i lavori sono iniziati circa 20 giorni fa e attualmente stiamo realizzando la platea di fondazione e i lavori dureranno circa 6 mesi, quindi intorno a settembre avremo la struttura che sarà totalmente un misto tra calcestruzzo armato e pannelli prefabbricati, sarà realizzata a partire da settembre.